per le parole, il tuo amore, quanto glorioso, sei tu Gesù, il tuo potere, fu la tua croce, quello che mi salvò, mi riscattò in un momento. Mi dono libertà, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. Sei tu Gesù, il tuo amore, quanto glorioso, sei tu Gesù, il tuo potere, fu la tua croce, quello che mi salvò, mi riscattò. In un momento ti dono libertà, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria. A te Gesù. Con una corona di spine, libertà stirebbe sempre. Con una corona di spine, libertà stirebbe sempre. Mi riscattò in un momento, mi donò libertà, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria, a te Gesù, a te Gesù. Alleluia, diamo la gloria a Gesù. Alleluia, Mattia un po' di microfono in più per piacere. Alleluia, gloria a Gesù. Celebriamo il Signore. È bello giubilare nella presenza del Signore. È bello fare un grido di giubilo, amen? Possiamo insieme fare un grido di giubilo con tutta forza? Al 3, 1, 2, 3, via! Giubiliamo nella presenza del Signore, amen! Alleluia! Dello stato di grande giorno, la morte che io vi salvare me, anziché vive il nostro cuore. Della tomba ci sei più, il nemico. Oh, happy day, happy day, dopo i peccati miei. Oh, happy day, happy day, lo stesso non sarò.
faccia a faccia a noi, io e lo nostro re, oh happy day, happy day, da voi peccati miei, oh happy day, happy day, non se so, non sarò, oh happy day, happy day. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù, che giorno felice quando Gesù è entrato nel nostro cuore, alleluia, alleluia. Benediciamo il tuo nome, Signore Gesù, alleluia, adoriamo il Signore, benediciamo il Signore, alleluia. Alleluia, presentiamoci a Lui con lodi, con adorazione, con ringraziamento. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria al tuo nome. Stelle e il sole si spensero al dolore, morì il Salvatore del mondo, il corpo sulla croce, il sangue suo versò, di ogni male prese il peso. Il suo perfetto amore mi
dove il tuo dardo morte è risuscito, noi siamo vincitori per sempre. Vive ancora, vive ancora. La terra che tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore mi salvò. Dove vive ancora, vive ancora. Alleluia, alleluia, ti benediciamo Signore Gesù. Cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Alleluia. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Alleluia. Cantiamo alleluia, l'agnello vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello vincitore. Alleluia.
l'agnello è il vincitore. Gesù è il vincitore. Gesù ha vinto. Alleluia. Gesù continua a vincere. E noi siamo più che vincitori. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore Gesù. Alleluia. Meraviglioso, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Meraviglioso Signore Gesù. Alleluia. Voglio invitare il pastore Andres Jimenez a venire qui davanti. Chiedere al Signore di continuare a benedire questo incontro. Amen. Alleluia. Padre Santo, te lo diamo in questa sera, Signore. Te diamo l'onore che ti corrisponde. Ti chiediamo di benedire ogni cuore, di benedire ogni persona che è qui in questa sera, Signore. Di benedire la tua parola, di aprire il cuore di ognuno di noi per sperimentare la tua presenza, Signore. Abbiamo bisogno di te anche in questi giorni, Signore. E grazie perché tu ti manifesti in mezzo al tuo popolo. Grazie per questa chiesa, per i fratelli che lodano, per il gruppo di lode, Signore. Benedizi ogni cuore, Signore. Tocca ogni vita e che possa essere un giorno meraviglioso ancora, e nel nome di Gesù. Amen. 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 Mi potete accomodare. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Quanti possono dire che la presenza del Signore è qui? Ma lo possono dire perché l'hanno sentita, l'hanno avvertita. Quanti hanno sentito la presenza del Signore? Alleluia. La presenza de Dios está aquí. Alleluia. Vogliamo fare un applauso alla presenza di Gesù. Spesso noi cantiamo un canto che non cantiamo questa sera. Il gruppo di lode è tranquillo. L'uomo di Galilea sta passando de chi? Lascia e permetti all'uomo di Galilea, a Gesù, di toccare la tua vita. Permettiamo a Gesù di toccare la nostra vita. Amen. Con la sua presenza e con la sua meravigliosa parola. La parola. Amen. Piano piano mi avvicino, al gruppo dei nostri sudamericani. Amen. Ho detto bene? Oh, mi correggono di volta in volta. Amen. Gloria a Gesù. Prima di andare avanti, raccoglieremo subito un'offerta che ci serve proprio per coprire le spese di questo weekend che stiamo avendo intenso. Ieri sera siamo stati grandemente benedetti a Milano col pastore Jorge Lozano. Stamattina siamo stati grandemente benedetti qui in mezzo a noi. Questa sera saremo grandemente benedetti dalla parola che sarà ministrata nel nostro cuore attraverso il suo servo. Amen, gloria a Gesù. Quindi io non voglio perdere tanto tempo, quindi invito subito i fratelli a venire avanti, chi sono coloro che sono stati incaricati, preposti per la raccolta dell'offerta. Alleluia, mentre preparate un canto. Alleluia, Signore, ti benediciamo e ti ringraziamo ancora per questa offerta che raccoglieremo, e ti prego e ti preghiamo che tu benedica ogni donatore e moltiplichi l'offerta che sarà raccolta per l'avanzamento e per la benedizione nel tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo trovato in Gesù la verità che Gesù Cristo accetterà con
ragioni seguir la verità. Chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Il Cristo vincerà. Gloria, gloria, alleluia, il Cristo vincerà. Alleluia, il Cristo vincerà. Amen. E siccome il pastore Jorge Lozano sta facendo le riprese, adesso noi gli facciamo vedere come diamo il benvenuto all'uomo di Galilea. Amen, ci alziamo in piedi? Avete dei fazzolettini a portata di mano? Che non servono per la pulizia, se avete il raffreddore. Ma diamo il benvenuto all'uomo di Galilea e poi anche al pastore Jorge Lozano. Amen. Ma lo diamo come lo sappiamo dare noi. Amen. L'uomo di Galilea sta passando di qua. Carlos Anacondia è stato colui che ci ha insegnato questo canto. Alleluia. Fazzolettini, me ne dai uno, Anna? Forza! Galilea sta passando qua, l'uomo di Galilea sta passando qua. L'uomo di Galilea. Galilea sta passando qua. L'uomo di Galilea sta passando qua. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e Gesù ti guarirà. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e Gesù ti guarirà. L'uomo di Galilea sta passando qua. L'uomo di Galilea. L'uomo di Galilea sta passando qua. L'uomo di Galilea sta passando qua. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e Gesù ti guarirà. Lascia che lui ti tocchi. Innamorato, Gesù innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di lui, innamorato di te, sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo in innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di lui, innamorato di lui, innamorato perché sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo è il Nazareno, innamorato di lui, innamorato Gesù Cristo in Nazareth. Alleluia! Giubiliamo insieme. Alleluia. Amen. Vi potete accomodare. Amen. Amen. Volevo rifare dopo. Amen. Gloria a Gesù. Pastore Jorge Lozano, pastore, è stato pastore per diversi anni in Argentina, Cordova, e da gennaio di quest'anno ha lasciato l'Argentina e ora è uno dei 5 pastori, il 5° pastore di una chiesa molto grossa di più di 25.000 membri in Paraguay. Ci ha raccontato l'esperienza, un'esperienza molto forte,
Il Signore sta visitando il Paraguay in una maniera molto forte. I cieli si sono aperti in Paraguay, nel Paraguay, e vogliamo dire che i cieli sono aperti pure in Italia, nella nostra nazione. Amen. E ringraziamo il Signore per aver conosciuto il pastore Jorge Lozano diversi anni fa. Questi giorni il Signore lo sta usando, l'ha usato in tutta la nazione. È stato a Napoli, Palermo, Livorno, Livorno-Palermo, e ora qui in mezzo a noi stiamo godendo del suo ministero. Io mi fermo qui con la presentazione e vogliamo accogliere il pastore Jorge Lozano, tradotto da Alejandra. Bello, il cognome tuo non me lo ricordo. Bello, va bene, quello acquisito da sposa, con un forte, forte applauso. Pastore Jorge Lozano. Bienvenuto. Grazie. Bienvenido. Prova. Buenas. Muy buenas tardes. E buonasera, molto buona. Non so se tutti los que están hasta atrás estén bien, perché non se vienen para acá adelante. Ma tutti coloro che siete là dietro, ma perché non vi avvicinate ancora? Venite las, più avanti. Las últimas tres. Almeno le ultime tre file. Venganse todos los músicos, venganse para acá adelante. Venite, anche i musicisti, venite più avanti. Las cantantes, venganse para adelante. Le sorelle che cantano anche più avanti. Non so perché sempre se vanno atrás. Non lo so perché si siedono sempre dietro. A fumare un cigarro, a lo mejor. Non per certo per fumare. Es un honor estar aquí delante de ustedes. È un grande onore essere qui davanti a voi. Y es una gran responsabilidad. Ed è anche una grande responsabilità. No es cualquier cosa estar delante de las personas y predicar la palabra de Dios. Non è una cosa semplice, una qualsiasi cosa, essere davanti alle persone per predicare la parola di Dio. Es una responsabilidad eterna. È una responsabilità eterna. Y me gustaría hablarles de mí. E mi piacerebbe parlarvi di me. Pero mejor les hablo de Jesús. Ma è meglio che vi parli di Gesù. Amén. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Andiamo alla parola di Dio, prima di Corinzi al capitolo 9 al verso 24. Primera de Corintios 9 24. Prima Corinzi 9 24. Señor, te damos gracias por esta noche. Signore, ti ringraziamo per questa sera. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Mettiamo la nostra vita nelle tue mani. Y te pedimos que nos hables. E ti chiediamo di parlarci. Háblanos, Señor. Parlaci, oh Signore. A nuestro corazón. Al nostro cuore. Muéstranos tu voluntad. Mostraci la tua volontà. Y en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Ayúdanos. Aiutaci a ponerlo in pratica. A poterla mettere in pratica. Te doy gracias por cada persona que ha venido. Ti ringrazio per ogni persona che è qui questa sera. Gracias porque han invertido su tiempo. Grazie perché loro stanno investendo il loro tempo. Su vida en venir a este lugar. La propria vita per venire in questo luogo. Señor, que la próxima hora que está delante de nosotros. Signore, che la prossima ora che è davanti a noi. Marque nuestras vidas. Possa fare la differenza nella nostra vita. Cámbianos, Señor. Cambiaci, Signore. Transformanos. Trasformaci. A tu imagen. Alla tua immagine. A tu semejanza. Alla tua somiglianza. Y conviértenos, Señor. E convertici, oh Signore. En transportadores de tu gloria. In trasportatori della tua gloria, en transportadores de tu presencia, nel trasportare la tua presenza, conviértenos, Señor, convertici, Signore, en transportadores de tu palabra, in trasportatori della tua parola, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, amén, amén. Primera de Corintios 9:24. Prima Corinzi 9:24. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, ¿qué no saben que los que corren en el estadio? Lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo ci dice, non sapete voi che coloro che corrono in uno stadio? Todos a la verdad corren.
tutti in verità corrono. Però solo uno si lleva il premio. Ma soltanto uno porterà via il premio. Solo uno si lleva il premio. Soltanto uno sarà premiato. E il consiglio che nos dà l'Espíritu Santo. E il consiglio che ci dà lo Spirito Santo. Corre de tal manera. È quello di correre in tal modo. Che obtengas el premio. Di conseguire questo premio. Non ti dice che corra a saber che passa. Non ti dice di correre semplicemente e poi vediamo come va. Allá in Latinoamérica había un dicho antes cuando empezaban las olimpiadas o un campeonato de fútbol. In Latinoamérica c'era un detto sempre prima di iniziare le olimpiadi oppure i mondiali di calcio. Tenían una excusa que decía. C'era una scusa che diceva così. No importa ganar. Non importa vincere. Lo que importa es competir. Quello che importa è competere. Suena maravilloso. Suona meraviglioso. Suena muy noble. Suona molto nobile. Pero es terrible. Mediocre. Ma è tremendamente mediocre. Es una basura eso. È in realtà immondizia. Amen. Amen. Porque ni tú ni yo nada más estamos en esta vida para vivir la vida. Perché io e te non siamo qui semplicemente per vivere la vita. Estamos en esta vida para ganar. Noi siamo in questa vita per vincere. A mí no me gusta perder. A me non piace perdere. A mí no me gusta llegar en último lugar. A me non piace arrivare all'ultimo posto. A mí me gusta ganar. Mi piace vincere. Por favor, levante la mano todos los que les gusta perder. Alzate la mano coloro che piace perdere. Primero escuchen, luego levantan las manos. Ascoltate sempre prima di alzare la mano, eh? ¿A quién le gusta perder? ¿A chi piace perdere? ¿A quién le gusta vivir en la mugre? ¿A chi piace vivere in mezzo all'immondizia? En la pobreza. Nella povertà. En la miseria. Nella miseria. ¿A quién le gusta vivir endeudado? ¿A chi piace vivere in mezzo ai debiti? No conozco a nadie que diga me encanta deber dinero. Non conosco nessuno che dica quanto mi piace non avere soldi. Porque no fuimos creados por Dios para perder. Perché noi non siamo stati creati da Dio per perdere. El consejo que Dios aquí nos da. Il consiglio che Dio qui ci sta dando. Es muy claro y directo. È molto chiaro e diretto. Corre en la vida. Corri nella vita. De tal forma. In tal modo. Que ganes. Di vincere. Que obtengas el premio. Di conseguire il premio. Vive la vida de tal forma. Vivi la tua vita in tal modo. Que entres al cielo. Che tu possa entrare al cielo. Porque ese es el más grande premio que vamos a tener. Perché questo è il premio più grande che noi avremo. Que Dios cuando llegues a su presencia. Che quando tu arriverai lì alla sua presenza. Él te diga entra. Lui possa dirti entra. 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 Bueno. Bene. Y fiel siervo. Fedele, buono e fedele servitore. Entra al gozo del tuo Signore. Entra nella gioia del tuo Signore. Alleluia. Yo no quiero ninguna otra cosa más que oír esas palabras. A me non interessa nient'altro, ma io voglio ascoltare queste parole. Y para eso yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ed è per questo importante che io debba vivere in accordo alla parola di Dio. No me puedo descuidar. Non posso trascurarmi. No puedo abandonar mi vida a cualquier cosa. Non posso abbandonare la mia vita a qualsiasi altra cosa. No puedo vivir en pecado. No debo vivir en non pecado. Posso e non devo vivere nel peccato. Debo vivir de acuerdo a la palabra del devo Señor. Vivere in accordo alla parola del Signore. Ora, el que tú y yo estemos aquí el día de hoy. Ora che io e te possiamo essere qui in questo giorno. Es importantísimo. È molto importante. Es maravilloso. È meraviglioso. Que tú y yo hayamos venido a la iglesia. Che io e te siamo venuti in chiesa. Per lodare il Signore. Per battere le nostre mani a Dio. Per ascoltare la sua parola. Maravilloso. Questo è meraviglioso. Pero. Ma. De aquí a 20 años. Da qui a 20 anni. Lo más importante no es que estemos aquí hoy. La cosa più importante non è che oggi siamo qui. Sino que si el Señor se llega a tardar. Ma che se il Signore ritarda nel suo ritorno. Y pasan 20 o 30 años. E passano 20 o 30 anni. Que tú y yo sigamos caminando con el Señor. Che io e te possiamo continuare a camminare col Signore. Y cada día con mayor intención. E ogni giorno con maggiore intensità. Con mayor fuerza. Con più forza. Con mayor pasión. Con molta più passione. Agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros. Ringraziando Dio per quello che lui ha fatto per noi. Amén. Amén. José, Daniel, David.
Giuseppe, Daniele, Davide, Nehemías, Abraham, Moisés, Noé, todos ellos caminaron con Dios. Tutti loro camminarono con Dio. Todos ellos estaban en la carrera de la vida. Tutti loro si trovavano nella carrera, nella corsa di questa vita. Y todos estos terminaron. E tutti loro hanno finito. Y obtuvieron el premio. E hanno conseguito il premio. Hay otros que no lo lograron. Ci sono altri invece che non l'hanno conseguito. Como Caín. Come Caino, Coré, Datán, Abirán, Judas, Giuda, Zafira y Ananías, Zafira. El joven rico que se echó para atrás cuando Dios le dijo: vende todo y sígueme. Il giovane ricco che si è tirato indietro quando Gesù gli ha detto: vende tutto e seguimi. Hay muchos que abandonaron la carrera. Ci sono molti che hanno abbandonato questa gara. Hay muchos que abandonan la carrera. Ci sono molti che abbandonano questa gara. Pero yo le doy gracias a Dios que ni tú ni yo vamos a abbandonar la carrera. Ma io ringrazio il Signore perché né io e te non abbandoneremo questa gara. ¿Sabes por qué? Sai perché? Porque no hay nada. Nada que se compare al Señor Jesucristo. Perché non c'è niente, assolutamente niente che possa compararsi alla meravigliosa vita del nostro Signore Gesù. No hay nada en este mundo que me puedan ofrecer. Non c'è nulla in questo mondo che mi possano offrire. Que se compare o que compita con el Señor Jesucristo. Che possa paragonarsi alla presenza di Dio. Ahora no importa si tuviste un gran comienzo o un comienzo sencillo. Ora non importa se tu hai avuto un grande inizio oppure un semplice piccolo inizio. Lo que importa es que termines la carrera. Quello che conta è che tu possa arrivare alla fine di questa gara. Lo que el Señor está haciendo aquí es comparar nuestra vida a una carrera. Quello che il Signore sta dicendo qui nella parola è paragonare la nostra vita ad una gara. Y lo que el Señor está diciendo es que tenemos que terminar la carrera. Bien terminada. E quello che il Signore qui sta dicendo è che noi dobbiamo concludere questa gara bene. Dios está más interesado en cómo terminas que cómo comenzaste. Dio è molto più interessato a vedere come tu finirai questa gara che invece a quanto a come è iniziata. Lo que importa es que ya empezamos. Quello che conta è che abbiamo già iniziato. Ya arrancamos. Siamo già partiti. Ya estamos en el estadio. E siamo già nello stadio. Ya vamos corriendo. E stiamo correndo. Ya estamos en la competencia. E siamo lì nella gara. No me voy a echar para atrás. Non mi tirerò indietro. No voy a ver a los demás cómo van corriendo. Non guarderò agli altri come stanno correndo. Solo tengo una cosa en mi cabeza. Io ho soltanto una cosa in mente. Voy a llegar a la meta. Io voglio raggiungere la meta. Y voy a ganar el premio. Vincerò il premio. Voy a obtener el premio. Conseguirò il premio. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Tengo que hacer todo lo que está de mi parte para terminar bien terminado. Allora io devo fare tutto ciò che è la mia parte per poter finire questa gara. Perché se io mi caigo, perché se io cado, voy a ser una vergüenza eterna. Purtroppo questo diventerà, sarà una vergogna eterna. Repite conmigo. Ripete insieme a me. No hay premio para el que empieza. Non c'è premio per colui che inizia. Una vez más, no hay precio para el que empieza. Non c'è premio, non c'è premio per chi inizia. Nunca se le ha dado un premio al que empezó. Non si è mai dato un premio a uno che ha appena iniziato. En las carreras cuando están a punto de arrancar. Nelle corse lì quando sono pronti per partire. Y suena el balazo. E suona lo sparo. Se levanta. Loro si alzano. Y el juez le pone la medalla. E il giudice di corsa a mettere il premio. No. No, non è così. En el campeonato mundial de fútbol. Nel mondiale di calcio. Cuando empieza el primer partido. Quando inizia la prima partita. Y le dan la primera patada a la pelota. E danno il primo colpo al pallone. No viene el juez y le da la coppa. Non viene subito il giudice a dare la coppa. No, il premio dice: ah, hai iniziato, ok, puoi essere già premiato. Nunca se le ha dato un premio al que empieza. Non è stato mai così, non si dà mai un premio a coloro che iniziano. Para quién es el premio? Per chi è invece il premio? Para el que termina. Per colui che finisce la gara. Nel libro de Pedro, segunda de Pedro. In seconda Pietro 1:3. 1 al verso 3. Segunda de Pedro 1:3. Seconda Pietro 1 verso 3.
hasta el versículo 4 también. 3 y 4. Dice così. Como todas las cosas que le pertenecen a la vida. Come ogni cosa che appartiene alla vita. Todas las cosas que le pertenecen a la vida. Ogni cosa che appartiene alla vita. Y a la piedad, o sea, y a Dios. E alla pietà, ossia a Dio. Nos han sido dadas. Ci sono state date. Todas las cosas que le pertenecen a Dios y a la vida. Tutte le cose che appartengono a Dio e alla vita. Dios me la dio. Dio ce l'ha, me l'ha già dato. A través de su divino poder. Attraverso la sua divina potenza. El día que yo conocí a aquel que me llamó por su gloria. Il giorno che io ho conosciuto a colui che mi ha chiamato per la sua gloria. El día que yo conocí a Jesucristo. Il giorno che io ho conosciuto Gesù Cristo. Dios me dio todo. Dio mi ha già provveduto di tutto. Dios me dio todo. Dio mi ha dato tutto. No me pueden tentar con nada. Non possono tentarmi con qualsiasi cosa. Ni con riquezas. Né con ricchezza. Ni con fama. Né con la fama. Ni con mujeres. Né con donne. Ni con hombres. Né con uomini. Con absolutamente nada. Con nessuna cosa. Quando accetté a Cristo. Quando io ho ricevuto Gesù. Dios Padre me dio todo. Dio Padre mi ha dato tutto. Me dio perdón. Me dio salvación. Mi ha dato perdono, salvezza. Me dio acceso a su presencia. Mi ha dato un accesso alla sua presenza. Me dio una nueva naturaleza. Mi ha dato una nuova natura. Aquí dice por ellas, para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Qui c'è scritto delle grandissime promesse che lui ci ha reso partecipe appunto per poter far parte della sua stessa natura. El día de hoy soy participante de su naturaleza, cioè, divina. Oggi, in questo giorno, io sono partecipe della natura divina. Mi naturaleza caída la hizo un lado el Señor. La natura caduta, decaduta, Signore l'ha messa da parte in noi. Oh, y puso dentro de mí una naturaleza divina. Wow, ha messo dentro di me la natura divina. Su naturaleza divina. La sua natura divina. Esto quiere decir que tenemos un nuevo ADN. Questo vuol dire che ci ha dato un nuovo DNA. En el libro de Efesios 2:19. In Efesini 2:19. Dice algo extraordinario. Dice qualcosa di straordinario. Y espero que lo entiendas esta noche. E io mi auguro che tu lo possa comprendere, afferrare questa sera. Y que empieces a vivir de acuerdo a lo que dice. E che tu possa iniziare a vivere in accordo a ciò che sta scritto qui. Esto no es lo que dice una iglesia. Questo non è qualcosa che dice una chiesa. Esto no es lo que dice el Papa o un obispo. Non è quello che dice il Papa o un cardinale. Esta no es la opinión de un pastor o apostolo. Questo non è l'opinione di un apostolo o di un pastore. Esto es lo que Dios dice de ti y de mí. Questo è quello che Dio dice di te e di me. Efesios 2:19. Efesini 2:19. Así que ya no sois extranjeros. Così che non siamo più stranieri. No somos extranjeros para Dios. Non siamo stranieri per Dio. Tampoco somos advenedizos. E neanche siamo el que andamos de paso. Stranieri, pellegrini, quelli che passano per caso non da una parte. De paso delante de Dios. Non passiamo lì per caso davanti a Dio. Sino que Dios nos considera, dice aquí. Ma Dio invece ci considera. Con ciudadanos de los santos. Con cittadini dei santi. Con ciudadanos de los santos. Con cittadini dei santi. Dios nos creó para ser ciudadanos del reino de los cielos. Dio ci ha creati per diventare cittadini del regno dei cieli, no dell'inferno, non dell'inferno, del cielo, ma del cielo. Y lo que sigue es impresionante. E quello che continua è impressionante. Somos miembros de la familia de Dios. Siamo membri della famiglia di Dio. Miembros de la familia de Dios. Membri della famiglia di Dio. Y no estoy hablando solamente de las personas que están a tu lado en la iglesia. E io non sto parlando semplicemente delle persone che sono sedute vicino a te qui in chiesa. Estoy hablando de que esto significa que mis antepasados. Questo significa che i miei avi. Está Abraham, Moisés, Jacob. Sono Abramo, Isacco, Giacobbe. Josué, Caleb. Josué, Caleb. Gedeón. Gedeone. Pedro, Juan, Pietro, Pablo. Giovanni, Paolo. Estoy hablando de todos los hombres y mujeres que están en la Biblia. Sto parlando di tutti gli uomini e donne che sono scritti qui nella Bibbia. Esos son mis antecesores. Loro sono i miei avi.
avi. Esos son mis antepasados. Sono i miei avi. Yo pertenezco a esta familia. Questa è la mia famiglia. Ya no mi papà, mi mamma, mi abuelito, mi tío, mi già, primo. Già non più mio padre, mia madre, mio nonno, mio cugino. Quando io accetté a Cristo. Quando io ho ricevuto Gesù. Puso dentro de mí una nueva naturaleza. Lui ha posto in me una nuova natura. Naturaleza divina. Natura divina. Soy miembro de la familia de Dios. Sono membro della famiglia di Dio. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Siamo cittadini del regno dei cieli. Yes. Y si mis antepasados hicieron cosas extraordinarias con Dios, e se i miei avi hanno fatto cose straordinarie con Dio, nosotros también lo vamos a hacer. Anche noi lo possiamo fare. Antes de conocer a Cristo, prima di conoscere Cristo, si tu padre fue un alcolico, se tuo padre è stato un alcolizzato, si tu papà embarazó a tu mamá y la abandonó, se tuo padre ha messo incinta tua moglie e tua madre poi l'ha abbandonata, si tu padre era un drogadicto, un flojo, un vago. Se tuo padre è stato una persona che prendeva delle droghe o un pigro, un vagabondo. Ahora el Señor ha arrancado toda esa maldición de herencia. Ora Dio ha stirpato via da te quella maledizione di eredità. Me ha sacado de esa familia caída. Lui mi ha tirato fuori da quella famiglia che era caduta. Y me ha injertado en la familia de Dios. E mi ha inserito nella famiglia di Dio. Ahora en mi sangre, en mi ADN. Ora nel mio sangue, nel mio DNA, il mio comportamento, nella mia condotta, sta il hacer tutto lo che questi giganti della fede hicieron. C'è tutto quello che questi giganti della fede hanno fatto. Lo che hizo Moisés, Josué, Abraham, Noé, José, Esther, Ruth, Maria, Pedro. Quello che hanno fatto Mosè, Josué, Caleb, Esther, Maria, Giuseppe. Tú y yo lo vamos a hacer también. Anche io e te lo possiamo fare. El premio es para el que termina. Il premio è per coloro che finiscono. De nada sirve que tú estés aquí en esta noche. Non serve a nulla che tu stasera sei qui. Si tú de aquí a 5, 10 o 20 años te alejaste del Señor. Se tu da qui a 5, 10 o 20 anni pensi di allontanarti da Dio. Y se arruinó todo. E lì si rovina tutto purtroppo. Y volviste a tu antigua familia. E ritorni alla tua antica discendenza, famiglia. A tu naturaleza caída. E ritorni alla tua vecchia natura. Yo no quiero eso. Io non voglio questo. Yo espero que tú no desees eso. E io voglio che neanche tu voglia questo. No obtuvimos nada bueno viviendo con nuestra naturaleza caída. Non abbiamo mai conseguito niente di buono vivendo nella nostra vecchia natura. Dentro de mí ya estaba el adulterio. In me già era c'era l'adulterio. Como mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, come mio primo, padre, nonno, i miei zii, cugini. Ya estaba el alcoholismo adentro de mí. Già c'era anche l'alcol, l'alcolismo in me, la bugia. Todos los vicios que este mundo te ofrece. Ogni vizio che purtroppo questo mondo offre. Yo no quiero eso más. Io non voglio nunca questo, más. Non lo voglio nunca mai más. Più, nunca mai más. Più, nunca mai más. Più, mai più. Yo quiero lo que Dios tiene para mi vida. Io voglio quello che Dio ha preparato per me. Y yo voy a terminar la carrera bien terminada en el nombre de Jesús. E io finirò la mia gara bene nel nome di Gesù. Ahora les voy a dar cuatro principios para terminar bien la carrera. Ora carrera. Vi voglio dare quattro principi per finire questa sera. Y el primer principio para terminar la carrera. Ah, il primo principio per finire questa gara. Es que necesito permanecer en Cristo. È che ho bisogno di restare fermo, saldo in Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. All'infuori di Cristo non c'è salvezza. Fuera de Cristo Dios no es mi padre. Fuori di Cristo Dio non è più mio padre. Fuera de Cristo yo no soy familia de Dios. All'infuori di Cristo io non sono più famiglia di Fuera Dio. Fuera de Cristo no hay naturaleza divina. Fuori da Cristo non c'è più la natura divina in me. Fuera de Cristo solo hay una orribile expectación de fuego. Fuori di Cristo mi aspetta soltanto una condanna al fuoco Pablo eterno. Constantemente en las epístolas. Paolo costantemente nelle sue lettere. Escribe lo siguiente, la siguiente expresión. Scrive questo. En Cristo. In Cristo. En Cristo. In Cristo.
Cristo. Todo es en Cristo. Ogni cosa è in Cristo. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, Paolo dice, nueva criatura es. In modo che se una persona è in Cristo, egli è una nueva creatura. Todo lo puedo. Posso ogni cosa in Cristo. En Cristo. In Cristo. Dentro de Cristo. Dentro di Cristo. Por eso tengo que permanecer en Cristo. Per questo devo restare fermo e saldo in Cristo. Si yo me salgo de Cristo. Se io vado fuori da Cristo. Si yo dejo a Cristo. Se io lascio Cristo. Y me voy con Buda. E me ne vado con Buddha. O con José Smith de los Testigos de Jehová. O Joseph Smith dei Testimoni di Geova. O con los mormones. Oppure con i mormoni. O me vuelvo al catolicismo. Oppure ritorno al cattolicesimo. Porque el Papa es muy bueno. Perché il Papa ora è buono. Fuera de Cristo estoy perdido. Fuori di Cristo io sono perso. Estoy muerto en pecados. Sono morto nel peccato. Y voy rumbo al infierno. E vado in direzione dell'inferno. Tengo que permanecer en Cristo. Devo restare in Cristo. Hace unos años fuimos a África. Alcuni anni fa siamo andati in Africa. Y en África estuvimos predicando como un mes entero. E siamo stati in Africa predicando quasi un mese intero. Fuimos al país de Zambia. Siamo stati in Zambia. Zambia, nello Zambia. Es el tercer país del sur para abajo, arriba. Il terzo paese proprio venendo da sud verso il nord. Y allí estuvimos predicando en parques, en auditorios. E lì abbiamo predicato sia all'aperto nei parchi, ma anche in qualche auditorio. En las plazas. Anche nelle piazze. Un mese intero. Un mese intero. 40 africanos me apoyaban en la alabanza. 40 africani mi sostenevano con la lode. Con la música. Con la musica. Y dábamos conciertos por todos lados y la gente se acercaba y les predicábamos a Cristo. E facevamo concerti ovunque, la gente si avvicinava e noi predicavamo Cristo. Y el fruto fue extraordinario. El fruto è stato straordinario. Y al final del mes. E alla fine di questo mese. Un día antes de venirnos. Un giorno prima del nostro ritorno. Nos invitaron, nos regalaron los pastores un día de safari. I pastori ci hanno regalato un giorno di safari. Y vino a las 6 de la mañana una camioneta 4x4. Allora alle 6 di mattina è arrivato da noi un fuoristrada. Nos recogió y nos llevó a la selva. Ci ha preso e ci portò nella giungla. Yo iba con Juan Salinas. Io ero con Juan Salinas. Uno de los más grandes compositores de música de uno alabanza. Uno dei più grandi compositori di musica di lode. Era el productor de Marcos Witt por muchísimos años. È stato il produttore di Marcos Witt per 20 anni. Y él me invitó a África y yo me fui con él. E lui mi ha invitato ad andare in Africa e io sono andato. Y cuando nos recogió la camioneta. E quando il fuoristrada è venuto a prenderci. Él llevaba como 4 o 5 cámaras. Lui portava tipo 4 o 5 macchine fotografiche. Y yo llevaba una máquina de esas de video grandes. E io portavo una per fare delle riprese, quelle molto grandi. Esas grandotas. Quelle proprio grandi. Que se le metía el cassette así. E che si mette proprio la cassetta dentro così. Y entramos a la selva. E siamo andati nella giungla. Y empezaron a aparecer los animales. E ha iniziato a vedere i primi animali. Y la selva es exactamente como te lo pintan en las películas de Tarzán. E la giungla è esattamente come te lo fanno vedere nei film di Tarzan. Están los campos abiertos. Ci sono queste campagne estese. Los árboles. Alberi. Y las manadas de animales. E anche tutte queste gli animali, diciamo le mandrie. Y empezaron a salir los monos. E hanno iniziato a venire fuori anche le scimmie. Y mi amigo dijo: "Pare, pare la camioneta". Allora mio amico ha detto fermati. Parate. Fermati. Y se paró. E allora si è fermato. E siamo scesi. Y tomó fotos. Ha iniziato a fare delle fotografie. Y yo con mi video. E io riprendevo con la mia videocamera. Y nos subimos a la camioneta y seguimos. E siamo rientrati nel fuoristrada e abbiamo continuato il percorso. Y aparecieron las jirafas. E poi abbiamo iniziato a vedere le giraffe. Y después los rinocerontes. E poi i rinoceronti. Los elefantes, gli elefanti, bufali. Todos los animales empezaron a salir. Tutti gli animali incominciavano a farsi vedere. Y cada vez que aparecía un diferente tipo de animal, decíamos: "Para, para".
E ogni volta che vedevamo un tipo diverso di animali, dicevamo all'autista di fermarsi. Nos bajábamos de la camioneta y tomábamos fotos. Scendevamo dalla macchina, proprio prendevamo, facevamo le nostre riprese. Más adelante llegamos a un río. Più avanti siamo arrivati verso un fiume. Que se llama el río Simbiasi. Che si chiama il fiume Simbiasi. Es uno de los ríos más caudalosos del mundo. È un fiume molto pieno d'acqua. Tiene como un kilómetro de ancho. E ha circa un chilometro la sua larghezza. Y lleva una cantidad impresionante de agua. Porta una quantità impressionante d'acqua. Y un poco más adelante termina en lo que se conoce como las Cataratas Victoria. Poi più avanti, proprio finisce questo corso, ci sono le cascate. Las Cataratas Victoria. Y el espectáculo es extraordinario. E lo spettacolo è veramente straordinario. Y cuando llegamos a ese río, había un árbol que estaba en tierra y salía así hacia el río. E quando siamo arrivati in questo punto, c'era un albero che spuntava proprio dalle sponde di questo fiume e si distendeva. Y mi amigo le dijo al della camioneta: "Para la camioneta". E il mio amico disse ancora: "Fermati, fermati". Y se bajó. Scese. Y se subió al árbol. E salì sull'albero. Sì. Y se empezó a subir así para atrás al árbol. E iniziò a salire, ma così andando indietro in quest'albero. Llegó como por acá y esto era el río. Ed arrivò quasi fino alla metà dell'albero, cioè c'era tutto il fiume sotto. Y dijo: "Pónganse la camioneta para que les tome la foto". E lui disse: fate di lì da dove siete in macchina, fate una ripresa. Y empezó con una y con otra y con otra. E iniziò con una, due, tre, quattro. Y de repente no sé qué hizo. All'improvviso non so cosa è successo. Se resbalò. Lui scivola. Entrò all'acqua. E cade in acqua. Y los ríos de África. E i fiumi in Africa están infestados de cocodrilos. Sono pieni infestati di coccodrilli. Infestados de que son peores que los cocodrilos, los hipopótamos. Infestati anche di ipopotami che sono ancor peggio dei coccodrilli. Son histéricos esos sono gorditos. Sono proprio violenti. Y el guía y el pastor. E la guida e il pastore. Salieron corriendo. Sono usciti di corsa. Se metieron al agua, lo agarraron y lo sacaron. Si sono infilati così in acqua per prenderlo, tirarlo fuori. Y el guía nos agarró a los dos. E la guida prese queste due persone. Y nos pegó contra la camioneta. Ci ha fatto avvicinare così contro la macchina. Y me dice: "Escuchen", nos dice: "Escuchen". Dice, e ci ha detto così: "Ascoltate, ya vimos girafas, abbiamo visto le giraffe, ya vimos los búfalos, los abbiamo visto i bufali, gli elefanti, los monos, le scimmie, hemos visto todos los abbiamo animales, visto tutti gli animali da menos vedere, uno. Manca uno soltanto. Quale? Los leones. I leoni. Pero, ma los leones, i leoni ya nos vieron a nosotros. Ci hanno già visto. Y los leones se esconden. E i leoni si nascondono. Entre la hierba. In mezzo all'erba. Y son amarillos. Sono gialli. Y la hierba es amarilla. E l'erba è pure gialla. Y no se ven. Allora non si vedono. Y los leones tienen una característica. E i leoni hanno una caratteristica. Andan viendo a quién se van a comer. Vanno guardandosi in giro per vedere quello che possono mangiare. Escogen al que está separado. E scelgono proprio quello che è allontanato dal gruppo. Escogen al que está herido. Scelgono a quelli che sono feriti. Escoge a los pequeños. Scelgono i più piccoli. Y una vez que escogen una presa. E una volta che hanno scelto la loro preda, no hay forma, no hay forma de detenerlo. Non c'è verso da fermarli. No hay forma de hacerle cambiar el pensamiento. Non c'è modo da farli cambiare il pensiero. Se distrajo, se perdió. Se qualcuno si è distratto e si è perso, se alejó de la manada, si allontanò proprio dal gruppo. Está cojeando, está herido. Oppure è ferito, è zoppica. Está chiquito. O è piccolo. El león sale de la hierba. Il leone viene fuori dall'erba. Los leones no son como los perros de acá que tenemos. E i leoni non sono per certo come i cani che conosciamo sono noi. Sono unos animales de este alto. Sono animali così alti. De este ancho. Sono così larghi. Una cabeza gigante. Hanno una testa gigante. Tienen unos dientes así. Denti proprio così. Tienen unas patas. Delle zampe
grosse. De un solo golpe te arrancan la cabeza. Che con un solo colpo possono spazzare via la tua testa. Son puros músculos. Sono proprio forti, pieni di muscoli. Salen. E salgono. Son veloces. Sono molto veloci. No tienen esperanza. Non c'è speranza. Los que se separa. Perché se qualcuno si è fermato? Los heridos. Oppure è ferito? Los recién nacidos. Oppure è rassegnato? No hay esperanza para ellos. Non c'è speranza per questi. Y nos dijo, métanse a la camioneta. Allora lui ha detto, salite subito in macchina. No me vuelvo a parar por ningún animal. Io non mi fermerò più per vedere nessun animale. Estamos corriendo peligro. Siamo in pericolo così. De morir. Dobbiamo andare. Los leones ven la camioneta. I leoni guardano il fuoristrada. Que es grande. Che è grande. Es de fierro. È di ferro. Es dura. È dura. No se come. Allora sanno che non si può mangiare. Nunca un león va a escoger una camioneta para comérsela. Un leone non sceglierà mai un fuoristrada da mangiare. Y si ustedes permanecen en la camioneta. E allora se voi siete lì nel fuoristrada. Ustedes están a salvo. Allora voi siete salvi. Pero si ustedes siguen bajándose de la camioneta. Ma se voi continuate a scendere dal fuoristrada. Los leones ya están orando. I leoni stanno già pregando per il cibo. Por los alimentos. Per il cibo. Por el chivo, el chivo que se van a comer. El chivo que si mangeranno. Primera de Pedro 5:8. Prima Pietro 5:8. Dice sed sobrios. C'è scritto siate sobri. Sed sobrios. Siate sobri. No te marees. Non ti smarrire. No te intoxiques con ninguna sustancia. Non ti intossicare con qualsiasi sostanza. Che ti attonte, che ti adormesca. Che ti rende perso, smarrito. Sed sobrios. E dovete essere sobri. Non tocchi l'alcol, non tocchi la droga. Non toccare l'alcol, droghe. Nada che ti haga perdere il controllo. Nessuna cosa che ti faccia perdere il controllo. Sed sobrios. Siate sobri. Mantente sobrio tutta tua vita. Mantieniti sobrio tutta la tua vita. Y velad. E vegliate. Abre los ojos. Apri bene gli occhi. Aquí no hay de que cabeceo. Qui non c'è da buttare la testa di qua e di là. No, 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 no. No, 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 no. Dice perché vostro avversario il diavolo. Perché il vostro avversario il diavolo. Tu avversario il diavolo. No, tuo avversario il diavolo. Come leone ruggente anda. Come un leone ruggente va. Alrededor buscando a quien devorar. Gira intorno guardando, osservando chi c'è da mangiare. Hay muchos que no creen en el diablo. E ci sono molti che non credono nel diavolo. Los tiene el diablo bien convencidos de que no existe. Il diavolo li ha convinto per bene che lui non esiste. Pero déjame decirte que hay demonios. Ma lasciami dirti che i demoni esistono. Jesús hablando del diablo dice el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Gesù parlando del diavolo dice che lui è venuto a rubare, ammazzare e distruggere. No es un chiste, no es un juego. Questo non è uno scherzo, non è un gioco. No es para asustarte. Non è per metterti paura. Realmente hay demonios. Ma in realtà esistono i demoni. Allá en Argentina yo me enfrenté a personas endemoniadas que ni siquiera se te imagina lo que hacían. In Argentina io mi sono trovato con persone indemoniati che tu non puoi neanche immaginare cosa combinavano. Io entré a casa totalmente poseídas por el diablo. Io sono entrato in case che erano in realtà possedute dal diavolo. Déjame decirte que no es ningún juego, no es ningún chiste. E permetti, ahí no te ríes. Permettimi di dirti che non è nessun gioco, non è uno scherzo, lì non c'è proprio da ridere. Jesús dijo el ladrón viene a robar, matar y destruir. Gesù ha detto il ladro è venuto per rubare, ammazzare e distruggere. Pero yo he venido para darles vida. Vida en abundancia. Ma io sono venuto per darvi vita e darvela in abbondanza. Permanece en Cristo. Rimani in Cristo. No abbandones la carrera. Non abbandonare la gara. Continúa en Cristo. Continua in Cristo. Todos los días de tu vida. Ogni giorno della tua vita. Si tú estás en Cristo. Se tu sei in Cristo. El diablo se tiene que ir. Il diavolo deve andare via, deve fuggire. Si tú estás en Cristo. Se tu sei in Cristo. Tú estás protegido. Tu sei protetto. Como la camioneta.
come quando noi eravamo sopra il fuoristrada. Il diavolo ti vede? Il diavolo ti vede? E ve a Cristo? Vede Cristo? E dice con esse non mi metto. E allora lui pensa con questo non ho niente con da fare. Non me meto. Con questo non voglio avere a che fare. Hace 2000 años me dio una golpiza. 2000 anni fa mi ha dato così tanti colpi. Me sacó todo el poder y toda la autoridad. Mi ha portato via tutta la potenza e l'autorità. Y solo estoy esperando el juicio. Sto aspettando soltanto il giorno del giudizio. Con Cristo no me meto. Con Cristo non voglio avere a che fare. Numero uno, permanece en Cristo. Allora, numero uno, resta fermo e saldo in Cristo. Permanece en Cristo. Rimani in Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos. Gesù ha detto ai discepoli. En Juan 15:5. Giovanni 15:5. Ustedes. Voi. Sin mí. Senza di me. Nada pueden hacer. Non potete fare nulla. Yo soy el tronco. Dio, Gesù è la vite. Y ustedes son las ramas. E voi siete i tralci. Una rama separada del tronco. Un tralcio staccato dalla vite. Non della vite, dell'árbol. Dell'albero, tronco, del tronco. Tronco si dice? Sì. Una rama separata dal tronco. Un ramo staccato dal tronco. Se secca immediatamente. Si secca immediatamente. Tu e io sin Cristo. Io e te senza Cristo. Estamos secos. Siamo secchi. Estamos muertos. Morti. Y estamos pronto a que el diablo nos devore. E siamo pronti per essere mangiati dal diavolo. Yo soy el tronco. Io sono il tronco. Ustedes son las ramas. Voi siete i rami. El que permanece en mí. Coloro che restano in me e io in loro, este lleva mucho fruto. Questo costui porterà molto frutto. Porque separados de mí, perché separati da me nada podéis hacer. Non potete fare nulla. Entonces, numero uno, allora, numero uno, para terminar la carrera, per finire la gara. Tengo que permanecer en Cristo. Devo restare in Cristo. Ni se te ocurra separarte. Non pensare assolutamente di allontanarti da Lui. Ni se te ocurra decirme voy de la iglesia. Non pensare neanche per un istante me ne vado via dalla chiesa. Ni se te ocurra albergar en tu alma amargura, rencor, resentimiento. Non pensare neanche per un attimo di continuare a covare nel tuo cuore amarezza, risentimento. Si alguien te hizo algo, perdónalo y listo. Se qualcuno ti ha fatto qualcosa, perdonalo e basta. Perdónalo. Perdónalo. Saca toda la herida. Togli via ogni ferita. Porque el diablo anda tras los heridos. Perché il diavolo va proprio dietro ai feriti. El diablo anda tras los que se separan. Il diavolo va cercando quelli che si separano. Y más si tú eres un recién nacido. E ancor di più se tu sei un neonato. Tú eres un blanco para el diablo. Tu allora sei un punto proprio di attacco per il diavolo. Permanece in Cristo. Resta in Cristo. Numero dos. Numero due. Secondo principio. Il secondo principio. Y quiero recordarte que Dios es un Dios de principios. E voglio ricordarvi che Dio è un Dio di principi. Satanás es un ángel caído de puro desorden. Satana è un angelo decaduto a causa del disordine. Todo lo cambia, todo lo tuerce. Lui cambia tutto e svia ogni cosa. Numero dos. Numero due. Principio numero dos. Principio numero due. Vive correttamente todos los días. Vivi correttamente ogni giorno. Todos los días. Ogni giorno. No te puedes dar el lujo de tomarte unas vacaciones del Señor. Non puoi prenderti il lusso di prendere delle vacanze da Dio. No te puedes dar el lujo de irte de luna de miel con el diablo. Non te ne puoi andare in luna di miele con il diavolo. Porque te va a matar. Perché ti ucciderà. Te va a robar. Ti ruberà. Y te va a destruir. E ti distruggerà. Vive correctamente todos los días que te quedan de vida. Vivi correttamente in Dio ogni giorno di vita che ti è rimasto. Todos los días tienes que tomar decisiones. Ogni giorno dovrai prendere delle decisioni. Esta mañana estuvimos viendo que se necesita carácter. Questa mattina abbiamo visto che c'è bisogno di carattere. Carácter, esa fuerza interior que te impulsa a tomar decisiones. Carattere è quella forza interiore che ti porta a prendere buone decisioni. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Ogni giorno dobbiamo prendere decisioni. ¿Qué hago? Cosa farò? Me robo esto. Rubo questa cosa. ¿Qué hago? Me voy con esta mujer. Cosa faccio? Vado con questa donna. ¿Qué hago? Me tomo esta copa.
Cosa faccio? Bevo questo bicchiere in più? Che hago? Trabajo? Cosa faccio? Lavoro? Che hago? Termino mi trabajo? Cosa faccio? Finisco il mio lavoro? Che hago? Me baño o no me baño? Cosa faccio? Mi lavo o non mi lavo? Todos los días hay que tomar decisiones. Ogni giorno dobbiamo prendere delle decisioni. Vive correctamente todos los días. Vivi correttamente ogni giorno. Aprende a tomar las decisiones correctas. Impara a prendere le decisioni giuste, corrette. Date cuenta lo que te mata, lo que te roba y lo que te destruye. Renditi conto quali sono le cose che ti uccidono, che ti rubano, che ti ammazzano. Aprende a odiar lo que Dios odia. Impara ad odiare quello che Dio odia. Y aprende a amar lo que Dios ama. E impara ad amare quello che Dio ama. Amen. Amen. ¿Por qué? Perché? Si yo tomo las decisiones correctas. Perché se io prendo le decisioni giuste, corrette. Cada vez que yo tomo una decisión correcta. Ogni volta che prendo una giusta decisione. Mi hombre interior se va fortaleciendo. Il mio uomo interiore si va rafforzando. Cada vez que yo tomo una decisión equivocada. Ogni volta invece che prendo una decisione sbagliata. Yo le voy rindiendo mi interior al diablo. Io vado arrendendo la mia, il mio interiore al diavolo. Y la Biblia dice, no le des lugar al diablo. E la scrittura dice non fate posto al diavolo. No le des lugar al diavolo. Non fate posto al diavolo. Cuando tú mientes, quando tu dici una bugia, le estás dando lugar al diablo. Stai dando posto al diavolo. Cuando tú estás con celos y con envidia. Quando tu sei pieno di gelosia, di invidia, tú le estás abriendo las puertas al diablo. Tu stai aprendo porte al diavolo. Cada vez que hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Ogni volta che noi facciamo quello che Dio dice di non fare. Es un área que le voy rindiendo al diablo. Questa diventa un'area che io sto arrendendo al diavolo. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? ¿Quanti di voi ricordano Sansone? ¿Han leído su historia? ¿Avete letto la sua storia? En el libro de Jueces capítulo 14. Nel libro dei Giudici al capitolo 14. Las primeras palabras que Sansón habló. Le prime parole che Sansone disse. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sapete cosa disse? He visto una mujer. Ho visto una bella donna. Wow! Wow! Me voy a casar con ella. Io la sposerò. Y sus padres le dijeron no. E i suoi genitori gli dissero no, non farlo. No son de, ella no es de tu pueblo. Lei non è del tuo popolo. Es filistea. È una filistea. Tu naciste para matar filisteos. Tu sei nato per uccidere filistei. No participes de aquello a lo que tú fuiste llamado a destruir. Non partecipare a quelle cose alle quali tu sei chiamato a distruggere. No, 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 mi quiero casar, mi quiero casar. No, no. No, no, io la voglio sposare, la voglio sposare. Quiero una mujer, quiero una mujer. Io voglio quella donna, quella donna. Dio mio. Dio mio. Che tercos podemos ser. Quanto siamo testardi a volte. Quando sua madre non poteva tener hijos. Quando sua madre non poteva avere figli. Se apareció un ángel y le dijo vas a tener un hijo. Apparse a lei un angelo che gli disse. Y ese hijo va a estar bajo un pacto con Dios. Quel figlio sarà in un patto con Dio. Y mientras ese hombre esté bajo ese pacto. E mentre quest'uomo sarà sotto questo patto. Dios va a estar poderoso en su vida. Dio opererà con potenza nella sua vita. Va a ser nazareno. Lui sarà nazireo. No deve tomar vino. Non deve bere vino. No deve cortarsi il pelo. Non si deve tagliare i capelli. Y no deve toccare ningún animal muerto. E non deve toccare un animale morto. Ningún cuerpo muerto. Nessun corpo morto. El tipo fue y se casó con la filistea. Questo uomo andò, si sposò con la filistea. Tuvo unos problemas terribles en la boda. Ha avuto dei problemi tremendi sin dal giorno delle nozze. En la boda los filisteos la agarraron y tuvieron relaciones con ella en plena boda. Nel giorno delle nozze i filistei l'hanno presa e hanno avuto dei rapporti con questa donna. Tomó todo el vino que había. Sansone ha bevuto tutto il vino che c'era. Se salió de la boda enojado. Uscì dalle nozze tutto arrabbiato. Se encontró con un león que se le vino encima. Incontrò un leone che gli è venuto contro. Lo agarró de la boca y la le rompió la quijada. L'ha preso dalla bocca e spezzò le sue mascelle. Toccò il corpo muerto.
toccò il corpo morto. El pacto que tenía con Dios se vino abajo. Il patto che lui aveva con Dio è stato distrutto. Y se fue con su estilista. E poi andò col suo stilista. La que le cortaba el pelo. Con quella che le avrebbe tagliato i capelli. Y no sé qué habrá hecho con la estilista. E io non so che cosa lui ha combinato con questa sua coiffeur. Se quedó dormidito en sus piernas. Io non so che cosa ha fatto, ma lui è rimasto addormentato tra le sue gambe. Pero la estilista le preguntó en qué consiste tu fuerza. Ma la sua parrucchiera le ha chiesto in cosa, dove risiede la tua forza. Y este le dijo en cortarme, si me cortan el pelo estoy terminado. E lui gli disse se mi tagliano i capelli sono finito. El tipo quedó dormido, desmayado. Si addormentò, è svenuto proprio. Y esta agarró una rasuradora. E questa ha preso delle forbici. Y dejó a Sansón peor que a mí. E lasciò Sansone peggio di me. Ni un pelo le dejó. Neanche un capello gli lasciò. Cuando vinieron los filisteos. Quando sono arrivati i filistei. Lo despertaron, lo agarraron. Lo svegliarono, lo presero. Lo legarono. Le sacaron los ojos. Gli tolsero via gli occhi. Y él ni cuenta se había dado. E lui neanche si era reso conto. Trató de romper las ataduras. Lui cercò di spezzare questi legami. Y ya no pudo. E già non ha potuto farlo. Porque dice la Biblia. Perché la scrittura dice che Sansón no se había dado cuenta. Che Sansone non si era reso conto. Que el Señor ya no estaba con él. Che lo spirito del Signore non era più con lui. El Señor ya no estaba con él. Il Signore non era più con lui. Ni tú ni yo podemos andar jugando a arriesgarnos a que nos deje el Señor. Io e te non possiamo giocare e tantomeno metterci in gioco di perdere Dio. El Señor una y otra y otra y otra vez te dice no hagas eso. Il Signore un'altra volta ancora ti dice non fare questo, non fare questo. No te tomes esa sustancia. Non prendere queste sostanze. No andes con esas personas. Non andare, non frequentare queste persone. Pero si tú eres igual que Sansón. Ma se tu fai come ha fatto Sansone? Ma se sì, quiero, sì, quiero, sì, io voglio, io voglio, io voglio. Bueno. E allora? Haz lo que quieras, te dice el Señor. Fai quello che vuoi, il Signore dice. Vai. Bye bye. Ahí nos vemos. Ci vediamo. Nos vemos el día del juicio. Ci vedremo il giorno del giudizio. Y se va el Señor. El Signore va via. Y tú crees que el Señor todavía está contigo. E tu a volte puoi credere che Dio sia ancora con te. Y cuando viene el diablo y te arrasa. E quando viene il diavolo per portarti via. Te das cuenta que el Señor ya se fue. Ti rendi conto che Dio non è più con te. Y este hombre terminó suicidándose con el e enemigo. E quest'uomo è finito la sua vita nel suicidio in mezzo ai suoi nemici. Él fue llamado a matar filisteos. Lui era stato chiamato ad uccidere filistei. No a morir con ellos. No a morire con loro. ¿Por qué perdió su fuerza? Perché lui ha perso la sua forza? Porque participó con lo que debió haber destruido. Perché lui ha preso parte a quello che invece doveva distruggere. Participó con aquello que debió haber conquistado. Lui ha preso parte con quelle cose che invece doveva conquistare. Y una de dos, mis hermanos. E ci sono due cose, fratelli miei. Dios nos ha mandado a una pequeña tarea. Dio ci ha chiamato a un piccolo compito. Vayan y cambien el mundo. Andate e trasformate il mondo. Vayan y cambien el mundo. Andate e cambiate il mondo. Id por todo el mundo. Andate per tutto il mondo. Predicate el evangelio. Predicate il Vangelo. El que crea será salvo. Coloro che crederanno saranno salvati. El que no crea ya fue condenado. Coloro che non crederanno sono già condannati. El Señor nos ha mandado a cambiar el mundo. Il Signore ci ha chiamato a cambiare il mondo. Y una de dos, o yo cambio al mundo. E sono due le cose: o io cambio il mondo. O el mundo me va a cambiar a mí. O il mondo cambierà me. O yo impacto al mundo. O io porto un forte impatto nel mondo. Por mi estilo de vida. A causa del mio stile di vita. O el mundo me va a impactar a mí. O invece il mondo porterà in me un suo forte impatto. ¿Quedó claro? ¿Es claro?
Se io non cuido mi testimonio. Se io non custodisco la mia testimonianza. Se non hay ninguna diferencia entre los del mundo y mi vida. Se non c'è nessuna differenza tra le persone del mondo e la mia vita stessa. Se io hago lo mismo que todos ellos. Se io faccio le stesse cose che loro fanno. No hay ninguna diferencia. Allora se non c'è alcuna differenza. Pierdo mi fuerza. Perderò le mie forze. Pierdo mi influencia. Perderò la mia influenza. Pierdo mi autorità. Perderò la mia autorità. Y pierdo todo el apoyo del cielo. E perdo tutto il sostegno che viene da parte del cielo. No somos cualquier cosa. Noi non siamo qualsiasi cosa. No somos los evangélicos. Noi non siamo gli evangelici. No somos ninguna religión. Noi non siamo una religione. Somos cristianos. Noi siamo cristiani. Somos cristos pequeños. Siamo piccoli cristi. El Señor se ha multiplicado en nosotros. Il Signore si è moltiplicato in noi. Nos ha lavado con su sangre. Ci ha lavato col suo sangue. Estamos llenos de su Espíritu Santo. Siamo pieni del suo Spirito Santo. Somos diferentes. Siamo diversi. Somos especiales. Siamo speciali. Dios es nuestro Padre. Dio è nostro Padre. Vamos rumbo al cielo. E noi la nostra destinazione tenemos è il cielo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Abbiamo un pieno accesso alla presenza di Dio. Tenemos privilegios que nadie tiene en este planeta. Abbiamo privilegi che nessuno ha su questa terra. ¿Qué estamos haciendo? Cosa stiamo facendo? Con todos nuestros privilegios. Con tutti questi privilegi che abbiamo. Nos hemos acobardado. Abbiamo perso il coraggio. Non le hablamos a la gente come debemos hablarle. Non parliamo con le persone come dovremmo. Esta noche estoy aquí para recordarte una cosa. Questa sera io sono qui per ricordarti una cosa. Tú y yo somos lo único que se interpone entre el mundo y el infierno. Io e te siamo l'unica cosa che si trova in mezzo tra il mondo e l'inferno. Tú y yo somos la sal de la tierra. Io e te siamo il sale della terra. Somos los que preservamos la raza humana. Noi siamo coloro che preservano la razza umana. Tú y yo somos la luz del mundo. Io e te siamo la luce del mondo. Non siamo qualche cosa. Non siamo qualsiasi cosa. Non sono una religione más. Io non sono una religione in più. Somos vitales para la supervivencia de la humanidad. Noi siamo vitali per la sopravvivenza dell'umanità. Tengo que vivir correctamente. Ma devo vivere correttamente. Ho hecho todo a perder. Oppure butterò via tutto. Como Sansón. Come fece Sansone. Numero uno. Numero uno. Devo permanecer en Cristo. Devo restare in Cristo. Numero dos. Devo vivir correctamente. Numero due. Devo vivere correttamente. Devo cuidar mi testimonio. Devo aver cura della testimonianza, della mia testimonianza, ogni giorno. Tercer principio. Terzo principio. Disfruta la vita. Prendi, gioisci della tua vita. Disfruta la vita. Prendi gioia della vita. La vita. Godi la vita. La vita è meravigliosa. La vita è meravigliosa. La vita è splendorosa. La vita è splendida. Cada mañana cuando despiertas. Ogni mattina quando ti svegli. Y te asomas a la calle. E ti affacci alla strada. En vez de decir, ay, está nublado. Invece di dire, boh, è tutto nuvoloso oggi. O digas, ay, otra vez el sol. Oh, di nuovo il sole. En vez de decir, ah, está lloviendo, qué horrible día. Invece di dire, oh, di nuovo piove, ma che brutta giornata. Entiendi una cosa, no hay días feos. Devi comprendere una cosa, non esistono giorni brutti. Estamos vivos. Noi siamo vivi. Estamos sanos. Siamo sani. Vamos rumbo al cielo. Stiamo andando verso il cielo. Fui perdonado. Sono stato perdonato. Soy una nueva criatura. Sono una nuova creatura. Dios es mi padre. Dio è mio padre. Cristo es mi salvador. Cristo è il mio salvatore. Estoy lleno del Espíritu Santo. Sono ripieno dello Spirito Santo. Come voglio a vivir triste? Come voglio a venire? Io non posso vivere triste. Come voglio aprirle la porta alla depressione? Ma come faccio ad aprire la porta alla depressione? Alla tristezza. Che tristezza. Hay gente que vive triste. C'è gente che vive triste ogni giorno della sua vita. Non pueden sonreír por nada del mundo. Non riescono a sorridere per nessuna cosa al mondo. No, es que tú no sabes cómo me ha ido. No, ma che tu non sai come vanno le cose. Bienvenido al mundo, bienvenido al club.
Benvenuto al mondo, benvenuto al club. A todos nos ha ido mal en la vida. A tutti è capitato delle cose difficili nella vita. Todos tenemos algo en el pasado que fue horrible. Tutti noi abbiamo cose nel nostro passato che sono state brutte. Pero Cristo ya vino a mi vida. Ma Cristo è già arrivato nella mia vita. Cristo ya me sacó del pasado. Cristo mi ha tirato fuori dal passato. Ya me lavó con su sangre. Mi ha lavato col suo sangue. Ya me quitó los dolores del pasado. Ha buttato via la sofferenza del mio passato. Solo hay cicatrices. Ci sono soltanto delle cicatrici. No para acordarme de las malas situaciones. Non per ricordare delle brutte situazioni passate. Sino para acordarme de cada misericordia y gracia que Dios ha tenido Ma per conmigo. Ricordare tutta la misericordia e la grazia che Dio ha usato oh, verso dale un di applauso. Me. Dai un applauso. Y dile gracias, Señor. E dili grazie, Signore. Alleluia. Alleluia. Cristo Jesús. Cristo Gesù. No fue un monje loco. Non è stato un monaco pazzo. Vestido de negro. Vestito tutto di nero. Con un capuchón de brujo. Con un cappuccio di quello degli stregoni. Que traía una vela roja. Che portava una candela rossa. Y caminaba raro. E camminava in modo strano. Y veía la gente. E guardava la gente. Y les decía. E diceva loro. Sígueme. Seguimi. ¿Quién va a seguir un loco así? Ma chi seguirebbe mai un pazzo così? Bueno, hay unos que lo siguen. A ver, c'è qualcuno che decide di seguir. Jesús desde que nació. Gesù fin dal momento in cui è nato. Jesús venía de un lugar de fiesta. Gesù veniva da una zona di festa. El cielo es un lugar de fiesta. Il cielo è un giorno di festa, un luogo di festa. No es un lugar aburrido. Non è un posto noioso. Es un lugar de música. È un posto di musica. De gozo. Di gioia. De alegría. Di allegria. De fiesta. Di festa. La Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente. La Bibbia dice che ogni volta che un peccatore si ravvede, los ángeles hacen fiesta. Si fa festa in cielo. Se convirtió este fiesta. Si è convertito lui, festa. Y hay música y alegría. Música y alegría. Danza. Danza. Cuando Cristo nació en Belén. Quando Cristo è nato a Betlemme. La religión siempre te pone a María, a José y a María así. La religione dipinge sempre Maria e Giuseppe così. Todos torcidos de hambre. Tutti che sembrano i morti di fame. En una miseria totale. In una miseria totale. Y confunden santidad con miseria. E confondono santità con miseria. Quiero decirte una cosa. Io voglio dirti una cosa. Cuando nació Jesús. Quando Gesù è nato. Il padre mandó su mejor banda. Mandò il suo migliore banda musicale. Mandó a sus mejores cantantes de ángeles. Mandò i migliori cantanti voci di angeli. Todo el cielo se iluminó. Tutto il cielo è stato illuminato. Hubo música extraordinaria. C'è stata musica straordinaria. Los ángeles que estaban, los pastores que estaban comiendo mosca. I pastori che stavano mangiando. Se despertaron de la fiesta que vieron en el cielo. Ah, loro stavano dormendo, invece si sono svegliati di vedere questa festa in cielo. Y los mandó el Señor a que fueran a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Acababa de nacer el creador del universo. E il Signore li mandò a vedere che era nato. Il re dei re, il signor dei signori. Ya? Quando vinieron los magos, reyes magos. Quando sono arrivati i re. A ver, ¿cuántos reyes eran? Quanti erano questi re? Quiero que decirles una cosa, empiecen a leer la Biblia. Vi voglio dire una cosa, iniziate a leggere la scrittura. Y dejen de estar creyendo lo que la iglesia a la que pertenecíamos antes nos dijo. Smettete di credere a quello che la chiesa a cui appartenevamo prima ci ha fatto credere. En ningún lugar dice que venían tres reyes, tristes reyes. In nessun luogo c'è scritto che c'erano tre re tristi. No dice eso. Non dice questo. Dice que vinieron unos reyes. Dice che arrivarono alcuni re.
debieron haber sido, de acuerdo a la tradición, debieron haber sido entre 10, 15 o 20 reyes. Sembra, si supone que siano stati tra i 15 e 20 re. Cada uno de ellos traía por lo menos 10 camellos. Ognuno di loro portava almeno 10 camelli. Cargados de regalos. Tutti carichi di regali. Oro, incienso, mirra. Oro, incenso e mirra. Los más grandes tesoros que había en ese entonces. I più grandi tesori che esistevano all'epoca. Ropa. Vestiture. De las mejores del mundo. Il meglio del meglio. Y llegaron con esos regalos. E sono arrivati con questi regali. Y donde hay regalos. E dove ci sono i regali? C'è festa. Fiesta. Sí, miren. Si tú lees bien la escritura, si eran tú, tres, si eran tres tristes reyes. Se tú leggi bene la scrittura, se fossero stato semplicemente tre tristi re. La Biblia no diría que Herodes y todo Jerusalén se conmovieron. La Bibbia non avrebbe mai detto che sia Erode che tutta la città sono stati commossi, cioè sono stati agitati. Venían entre 15, 20, 25 reyes. Sono stati circa 20, 25 re. Toda una caravana impresionante. C'era tutto un gruppo impressionante. Que Herodes una caravana. Dijo, Herodes dijo, ¿qué pasa aquí? Che allora ecco perché richiamò l'attenzione d'Erode e lui ha detto: ma cosa sta succedendo qui? Ma cosa fanno tutti questi re da queste parti? E le dijeron: venimos a celebrar, venimos a la fiesta. E loro dissero: siamo venuti a festeggiare. El rey de reyes ha nacido. Il re dei re è nato. Conmovió todo Jerusalén. E tutta Gerusalemme è stata colpita da questo. Con tres tristes reyes nos hubieran conmovido. Con tre tristi re non sarebbe successo questo. Entonces llegaron a la casa donde estaba Jesús. Allora sono arrivati nella casa dove c'era, dove è nato Gesù. Y armaron una fiesta. E fecero una festa. Impresionante. Impresionante. Bajaron todos sus regalos. E presero tutti i regali. Y se fueron. E sono andati. Dejaron a José, a María. Hanno lasciato Giuseppe, Maria a Jesús, e Gesù asegurados de por vida. Che erano garantiti a vita. Armaron, José armó una carpintería. José ha fatto una falegnameria. Como dicen en Argentina, a todo trapo. Come dicono in Argentina, col meglio del meglio. Un tremendo carpentirón, o como se diga. Un tremendo un falegname. Con ese dinero se fueron a Egipto. Con quei soldi sono andati anche con in Egitto. Con ese dinero armaron también otra carpintería extraordinaria en Egipto. E fecero anche lì una loro falegnameria. 30 años de carpintería. 30 anni di falegnameria. El Señor no era un afeminado como te lo ponen ahí. Il Signore non era un afeminato come qualcuno. Como te lo ponen las pinturas. Lo dipinge. Los afeminados son los que la pintaban. Gli affeminati forse erano coloro che dipingevano. Così. Jesús era un hombre de hombres. Gesù era un uomo, un vero uomo. ¿Te imaginas los músculos que tenía? Puoi immaginare i muscoli che aveva? 30 años en una carpintería. 30 anni a lavorare da falegname. Sin luz. Senza luce. Sin sierras eléctricas. Senza corrente, senza gli strumenti elettrici. Era chaca, tutto chaca, lavoro chaca, manuale. Todo esto haber sido músculo solido. Tutto questo sicuramente erano muscoli forti. Agarraba los troncos. Prendeva i tronchi. Lo llevaba a la carpintería. Li caricava, li portava nella falegnameria. Terminaban los placares, terminaban los closets, terminaban los muebles. Costruivano tutti i mobili. Y Jesús los agarraba, se los echaba al lomo. E Gesù li caricava. Y los llevaba a repartir. E li portava ai destinatari. Era un hombre de hombres. Lui era un uomo forte. Así que ve cambiando tu idea de Jesús. Cos'è che dobbiamo cambiare la nostra idea di Gesù? Un día. Un giorno. Vienen unos amigos de Jesús. Arrivarono degli amici di Gesù. Y le dicen: Señor, nos vamos a casar. E dicono a Gesù: ci dobbiamo sposare. Y te queremos invitar a nuestra boda. E vogliamo invitarti alle nostre nozze. ¿Qué dijo Jesús? E Gesù cosa rispose? No, yo no voy a bodas. No, io non vado a delle nozze.
No, io non voy a fiestas. No, io non vado alle feste. Bueno, voy a la ceremonia, pero a la fiesta no. Vado soltanto alla cerimonia, ma alla festa no. No. ¿Qué dijo Jesús? Cosa rispose Gesù? Dijo, vamos, ¿puedo llevar a mis discípulos? Andiamo, posso portare anche i miei discepoli? ¿Puedo llevar a mi mamá? Posso portare anche mia madre? Sí, tráelo a todos. Sí, porta tutti quanti. ¡Fiesta! ¡Festa! Y había un dicho en aquel entonces. Dice allora. Que sin vino no hay fiesta. Che senza vino non c'è festa. Y viene María y le dice. Jesús, se acabó el vino. Allora viene Maria e dice a Gesù: Gesù, è finito il vino. Gesù dijo: ¿qué? E Gesù ha detto: cosa? Si va a acabar la fiesta. Allora finisce la festa? Ni de loco. No, ma neanche pazzi. Llenen todos los vasijas con agua. Riempite tutti gli otri d'acqua. Y ya que la llenaron. E dopo che li hanno riempite, dice ora che vaya il maestro sala, il jefe della fiesta. Dice: ora chiamate il maestro di sala. Che prova il vino. Che possa assaggiare il vino e che siga la festa e che la festa continui. Fiesta! Festa! In un'altra occasione Gesù iba entrando a Jericó. In un'altra occasione Gesù stava entrando in Gerico. E Gesù era terriblemente amato. E Gesù era tremendamente amato, voluto bene. Sempre traía multitudes. Cioè, la moltitudine lo seguiva sempre. Perché era una persona alegre. Perché era una persona allegra. Se contagiava su presenza. Cioè, la sua presenza contagiava, attirava le persone. Immaginate, era la seconda persona della Trinità. Figurati che stiamo parlando della seconda persona della Trinità. Stiamo parlando dello tre seres más poderosos. Stiamo parlando del universo. Dei tre esseri più potenti dell'universo. Y entró a Jericó. Ed entrò in Gerico. Y había una multitud esperándolo. E c'era una moltitudine che lo attendeva. Todos querían verlo. Tutti volevano vederlo. Iba a pasar por la calle principal. Allora lui sarebbe passato per la strada principale. Y había un hombre que era muy odiado en el pueblo, se llamaba Zaqueo. Un uomo che era molto odiato dal popolo, si chiamava Zaccheo. Este se había entregado a Roma. Questo si era venduto a Roma, all'impero romano, para cobrarle a los judíos impuestos. Per prendere le tasse dai giudei. Era jefe de publicano. Lui era un capo dei pubblicani. O sea que era un ladronazo terrible. Per cui era proprio un ladro, un grande ladro. Lo odiavano. E tutti lo odiavano. Y este tipo quería ver quién venía. E questo tipo saltava perché voleva vedere chi è che arrivava. Pero dice que era muy, muy bajito. Ma la scrittura dice che lui era molto, era basso di statura. Y no podía ver. E allora non riusciva a vedere. Se quería meter. E lui voleva intrufolarsi. Y le daban codazos. E lo colpivano con i gomiti. Vada dietro, torna indietro. Yo llegué a las 6 de la mañana aquí, váyase allá atrás. Io sono qui dalle 6 di mattina, tu torna indietro. Total que vio un árbol como el de mi amigo este. Così che lui ha visto un albero, così come quello del mio amico. Que salía de acá y cruzaba toda la calle. Quest'albero che partiva e arrivava proprio al centro della strada. Y dijo, me voy a subir y lo voy a ver. E allora lui pensò, io mi arrampicherò nell'albero perché voglio vederlo. Se subió y se agarró de ahí. E allora lui salì proprio in quest'albero e si afferrò fortemente, saldamente. Quando Gesù passò por abajo. E quando Gesù stava passando, se detuvo. Si ferma. Vio per arriva. Guardò all'insù. Se le occorre una buona idea. E gli è venuta una buona idea. E le dice: Zaccheo! Zaccheo! Mi encanta, lo conoscia per nome. Mi piace questo, lo conosceva per nome. Gesù te conosce per nome. Gesù ti conosce per nome. Non per l'iglesia. Non per la chiesa. Non per la denominazione. Non per la denominazione. Gesù nos conosce per nome. Gesù ci conosce per nome. E le dice: Zaccheo, bájate de ahí. E lui dice: Zaccheo, scendi di lì. Perché oggi. Perché, hay fiesta en tu casa. Perché oggi c'è festa nella tua casa. Y el tipo se bajó corriendo. E lui scese di corsa. Salió corriendo a su casa. Di corsa verso la casa. Llega y abre la puerta. Arriva, apre la porta. Y le grita: vieja. E urla: cara, vecchia. Vieja. Vecchia, mata un pollo, mata una gallina, uccide, mata un becerro, un pollo, una gallina, un perché viene Gesù a nostra casa, perché sta venendo Gesù a casa. Esta noche hay fiesta, esta sera c'è festa. Y llegó Jesús, e arrivò Gesù
con todos sus discípulos. Con tutti i discepoli. Y esa noche hubo una fiesta extraordinaria. E quella sera ci fu una festa straordinaria. Comieron, mangiarono. Hasta que ya no podían más. Finché non ce la facevano più. Ya no quiero más. Ma dice basta, basta, entonces, non ne voglio più. Se pone de pie Zaqueo. Allora Zaqueo si alzò in piedi. Y dice. E disse. He estado hablando con mi esposa. Ho parlato con mia moglie. Y hemos decidido. E abbiamo deciso una cosa. Devolverle a todos los que hemos defraudado. Vogliamo tornare indietro a tutti coloro che abbiamo rubato. El cuádruple. Il quadruplo. Y vamos a vender toda la mitad de nuestras proprietà. E vogliamo vendere la metà delle nostre proprietà. Y se la vamos a dar a los pobres. E vogliamo darle ai poveri. Jesús se pone de pie. Gesù si alzò in piedi. Y dice. E disse. De cierto les digo. Di certo vi dico. Hoy ha venido la salvación. Che oggi la salvezza è arrivata a esta casa. In questa casa. Que siga la fiesta. Che la festa continui. Aleluya. Aleluya. Tengo que terminar ya. Devo finire. Me falta uno. Mi manca uno, un punto. Jesús en la Santa Cena. Gesù durante l'ultima cena. Le dijo a los discípulos. Disse ai suoi discepoli. No creas que estaba llorando. Non stava per piangere. No estaba en depresión. Non era in depressione. Voy a morir. Oh, devo morire. Les dice, ¿saben qué? Lui dice loro, esta sapete la cosa? Esta es la última. Questa è l'ultima fiesta que hacemos aquí en la tierra. Che facciamo su questa terra? Ustedes y yo. Io e voi. È la última vez que tomamos vino entre ustedes y yo. È l'ultima volta che beviamo del vino Pero insieme. Me voy a ir. Ma io me ne andrò. A la casa de mi padre. A la casa di mio padre. Voy a preparar ahí al lugar. E lì preparerò un posto. Voy a preparar una fiesta. Preparerò una festa. Que va a durar 7 años. Che durerà 7 anni. Las bodas del cordero. Le nozze dell'agnello. Me voy a ir a preparar mi fiesta. Andrò lì a preparare la mia para festa. Para que donde yo esté ustedes estén. Affinché dove io sono voi siate. Y allá sentados en la mesa de mi padre. E lì seduti alla mensa del padre. Vamos a tomar este vino nuevo. Noi berremo ancora vino nuovo, vino fiesta. Nuovo, festa, festa. El cielo es un lugar de fiesta. Il cielo è un luogo di festa. Celebra la vida. Celebra la vita. Celebra la vida todos los días. Celebra la vita ogni giorno. Deja de estar triste, deja de estar Smettila deprimido. Smettila di essere triste, depresso. Deja de estar viendo que todo está mal. Todo Smettila di vedere che tutto attorno a te va male. Oh, todo se está pudriendo. Oh, mamma mia, tutto si sta rovinando. No, disfruta la vita. No, godi la vita. Sonríe. Sorridi. Hay unos que no pueden sonreír. Ci sono alcuni che non riescono a sorridere. Te digo sonríe. Qualcuno sorride così. Y ahí no pasan. E cioè, cosa succede? Qué feo. Ma che brutto questo. Ultimo. Ultimo. Principio. Principio. Para terminar la carrera bien terminada. Per finire la gara che dobbiamo concludere. Di cosa ho bisogno? Necesito tener un espíritu de conquista. Ho bisogno di avere uno spirito di conquista. Hace 750 años. 750 anni fa. Vivió un hombre que se llamó Genghis Khan. Visse un uomo che si chiamava Genghis Khan. Vivió en Mongolia. Lui viveva in Mongolia. Y él pudo juntar a todas las tribus de Mongolia. E lui è riuscito ad unificare tutte le tribù della Mongolia. Y levantó un ejército poderosissimo. E costituì un esercito potentissimo. Una macchina di guerra. Era una macchina di guerra. Armados hasta los dientes. E erano proprio pieni di armi, di guerra. Genghis Khan decía, nos vamos por tal país, y iban al país, se lo comían. Genghis Khan diceva, andiamo in tale zona, e lì arrivavano e conquistavano tutto. Pueblos, ciudades, países. Popoli, città, paesi. Todo, nada se les detenía. Nulla riusciva a fermarli. Un día dijo, vámonos por China. Un giorno disse, andiamo verso la Cina. Quiero China. China. Y se fueron contra China. E
andarono verso la Cina. Quando l'imperatore cino si enterò di che veniva Genghis Khan. Quando l'imperatore ha saputo, ebbe notizie che arrivava Genghis Khan. Juntò a todos sus sabios. Radunò tutti i suoi saggi. Dijo, ¿qué hacemos? E disse loro: cosa facciamo? Nos van a matar. Ci uccideranno. No tenemos ejército. Non abbiamo un esercito. No tenemos armas para defendernos. Non abbiamo sufficiente armi per difenderci. ¿Qué hacemos? Cosa faremo? Y todos los sabios chinos llegaron a una conclusión. E tutti i saggi arrivarono a una conclusione. Cuando venga Genghis Khan, quando arriverà Genghis Khan, nadie levante una sola espada. Nessuno alzerà una spada. Aplaudanle. Dobbiamo applaudirlo. Denle la bienvenida. Dargli un grande benvenuto. Te pide el caballo, dale el caballo. Se lui ti chiede il tuo cavallo, daglielo. Te pide el ganado, dale el ganado. Se ti chiede i tuoi animali, daglielo. Te pide la casa, entregala. Se ti chiede la tua casa, dagliela. Te pide come si chiama l'agricoltura, la cosecha te la pide, dagliela. Se ti chiede tutti i tuoi raccolti, daglieli. Quando llegó Genghis Khan, quando arrivò Genghis Khan lì, non incontrò opposizione. Non trovò opposizione alcuna. Che raro. Che strano. Ellos pensaban que iba a ser una lucha a muerte. Loro pensavano che sarebbe stato un incontro a ultimo sangue. Pero no, entraron a China. Ma no, entrarono in Cina. Le applaudían. E loro l'applaudirono. Agarró todo China. Prese tutta la Cina. Toda su maquinaria de guerra se esparció por toda la tierra. Tutto il suo macchinario di guerra è stato sparso dappertutto. Se quitó el casco. Si tolse il suo se quitó la, elmo. La corazza. Si tolse la corazza. Dejó la espada por allá. Lasciò la spada da un'altra parte. Si sacó las botas. Si tolse le scarpe. Soltó al caballo. E lasciò andare via il suo cavallo. Y todas las tropas hicieron lo mismo. E tutti la sua milizia fece la stessa cosa. Perdieron el espíritu de conquista por vivir a gusto, comodamente. Persero lo spirito di conquista per vivere comodamente. Cuando ya estaban así en esa situación. Quando loro si trovarono in questa situazione. El emperador chino dijo trajo a un esercito elite. L'imperatore della Cina prese un esercito de 15 hombres. 15 uomini. Y les dijo. E disse loro: "Tráiganme la cabeza de Genghis Khan." Portatemi la testa di Genghis Khan. Llegó este esercito elite. Sono arrivati questi scelti. El tipo estaba tirado tomando el sol. Quello era lì tutto sdraiato che prendeva il sole. Lo agarraron de los pelos. Lo presero dai capelli. Sin espada, sin escudo, senza spada, sin caballo, sin casco. Senza l'elmo, senza il cavallo. Le cortaron la cabeza. E gli tagliarono la testa. La levantaron. L'alzarono. La mostraron por toda China. E la fecero vedere per tutta la Cina. Y se acabó la amenaza mongolica. E finì così la minaccia della Mongolia. Perché? Perché? Perché perdieron el espíritu de conquista. Perché persero lo spirito di conquista. Porque se metieron a una comodidad. Perché si introdussero in una comodità. Peligrosísima. Pericolosissima. Hace 2000 años. 2000 anni fa. Cayó el Espíritu Santo. Scese lo Spirito Santo. En el día de Pentecostés. Nel giorno di Pentecoste. En 120 cristianos que habían únicamente en toda la tierra. I 120 cristiani che c'erano sulla faccia della terra. Estaban escondidos en un segundo piso. Erano radunati in un alto solaio. Tenían las ventanas y las puertas cerradas. Avevano le finestre e porte chiuse. Le tenían miedo al imperio romano y le tenían miedo a los fariseos. Avevano paura dell'impero romano e anche dai farisei. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 2. Ma la scrittura dice in Atti capitolo 2. Che vino en el día de Pentecostés. Che nel giorno della Pentecoste. Un viento recio. Venne un vento impetuoso. Entró en la casa. E entrò in quella casa. Y fueron todos llenos de la tercera persona de la Trinidad. E tutti furono ripieni della terza persona della Trinità. Y se levantaron. E allora si sono alzati. Aprirono le finestre. Salieron a la calle. Uscirono per strada. A predicare la salvación de Jesucristo. La salvezza di Gesù Cristo. Y empezaron a avanzar. E iniziarono ad avanzare. En el primer sermón que Pedro dio. Nella prima predicazione
predicazione, sermone che Pietro fece. 3.000 persone si convertirono. In 2 settimane. 5.000 si convertirono. 5.000 si convertirono. In questione di un mese tenevano una chiesa di 8.000 membri. Tempo, un mese avevano una chiesa di 8.000 membri. Llenos del Espíritu Santo. Ripieni di Spirito Santo. Llenos del Espíritu de conquista. Ripieni dello Spirito di conquista. Nadie los paraba. Nessuno poteva arrestarli. Nadie los detenía. Nessuno poteva fermarli. Les pegaban. Li colpivano. Los metían a la cárcel. Li incarceravano. Y cuando los soltaban. E quando uscivano. Regresaban al mismo lugar donde los agarraron. Ritornavano nello stesso posto dove li avevano presi. Y seguían predicando. E continuavano a predicare. Cada vez que mataban a uno, ogni volta che uccidevano uno, surgían mil más. Sorgevano altri mille. La persecución nos hace bien. La persecuzione ci fa bene. A nadie le gusta. A nessuno piace. Pero nos hace bien. Ma ci fa bene. ¿Qué quiere decir tener espíritu de conquista? Cosa significa avere uno spirito di conquista? ¿Quiere decir que encuentras un enfermo? Vuol dire che tu trovi un malato? Y le dices, ¿me dejas orar por ti? E chiedi lui, posso pregare per te? Porque el Señor me dijo que impondré manos sobre enfermos y sanarán. Perché il Signore mi ha detto che imporrò le mani sugli infermi ed essi guariranno. ¿Encuentras a un necesitado? Incontri un bisognoso? Sacas un billete? Prendi il tuo portafoglio? Y le dices, toma. E gli dai dei soldi, dice, te manda esto. Prendi, Dio ti manda questo. Diezma. Dai la tua decima. Saca el diezmo. Prendi dei soldi. Y lo demás gástatelo tú. Tutto il resto lo puoi spendere tu. Encuentras un deprimido? Trovi un depresso. Y lo sacas de la depresión. E lo porti via dalla depressione. Encuentras un triste? Trovi una persona triste. Le das alegría. E dai a lui allegria. Espíritu de conquista. Spirito di conquista. Tú y yo tenemos el espíritu de conquista. Io e te abbiamo lo spirito di conquista. Y tenemos que sacarlo. E dobbiamo portarlo fuori. Tenemos una comisión que cumplir. Abbiamo il grande mandato da compiere. Tenemos que cambiar al mundo. Dobbiamo cambiare il mondo. Tenemos que impactar al mundo. Dobbiamo impattare il mondo. No podemos seguir sentaditos ahí religiositos, buenitos. Continuare lì seduti, tanto religiosi, tanto buoni. Aquí venimos a cargar pilas. Qui veniamo per ricaricarci. Aquí venimos a oír la palabra Qui de Dios. Veniamo ad ascoltare la parola di Dio. Aquí le ministramos a Dios con alabanza, con qui, adoración. Qui ministriamo Dio con la lode e l'adorazione. Después viene el Señor, te ministra a ti con Poi su palabra. Viene il Signore e ministra la tua vita con la sua y parola. Y ahora es tiempo de ponernos de pie, salir y conquistar el mundo que está allá afuera. È tempo di uscire con conquistare il mondo che si trova fuori. Acá venimos a llenarnos de la presencia de Dios. Qui veniamo per riempirci della presenza di Dio. Y cuando salimos, e quando usciamo, tenemos que impactar al mundo. Dobbiamo impattare il mondo. Amén. Amén. Tengo que terminar la carrera. Devo finire la mia gara. Bien terminada. Dobbiamo finire bene la corsa. Ponte de pie, por favor. Alzatevi in piedi, per favore. Vamos a cantar un canto. Canteremo un canto. Y este canto dice cuando yo le canto al Señor. E questo canto dice quando io canto al Signore. La tierra se estremece. La terra trema. Y los muros se caen. E i muri cadono. Cuando yo adoro a Dios. Quando io adoro Dio. Se rompen todas mis cadenas. Si spezza ogni catena. Y los muros se caen. E i muri cadono. Cuando al sonar mi cántico. Quando suono canto la mia canzone. Los muros se caen. I muri cadono. Cuando canto mis cantos. Quando canto i miei cantici. Los muros se caen. I muri cadranno. Con gritos de guerra. Con gridi di guerra. Un grito de guerra. Un grito di guerra. No es un grito de júbilo. Non è un grito di giubilo. El grito de júbilo sale de acá, de la garganta. Il grido di giubilo viene fuori dalla gola. Pero el grito de guerra. Ma il grido di guerra. Sale de acá dentro. Viene da qui dentro. De nuestras entrañas. Dalle nostre viscere. La Biblia dice que dieron 7 gritos de guerra. La Bibbia dice che ci sono stati 7
grida di guerra. Quando stavano ante Jericó. Quando erano davanti a Gerico. Y Jericó estaba bien cerrada con los muros. E Gerico era ben sigillata con i suoi muri. No había forma de entrar. Non c'era verso di entrare. Pero cuando obedecieron a Dios. Ma quando loro ubbidirono Dio. Y dieron siete gritos de guerra. E diedero sette grida di guerra. Los muros se vinieron abajo. I muri crollarono. Y entraron y poseyeron la tierra. Entrarono e possiedero la terra. Tenemos una tierra que poseer. Abbiamo una terra da conquistare. Milano. Milano. Italia. Italia. Europa. Europa. África. África. El mundo entero. Il mondo intero. En las venas de ustedes, italianos. Nelle vostre vene, italiani. Corre las venas de campeones. Scorre nelle vostre vene la vittoria. No. Dei campioni. Sangre de campeones. Sangue di campioni. Sangre de conquistadores. Sangue di conquistatori. Sangre del Imperio Romano. Sangue dell'Impero Romano. Que conquistaron el mundo entero. Che conquistarono il mondo intero. Para el César. Per Cesare. Para un hombre. Per un uomo. Todo lo que hicieron por un hombre. Tutto quello che fecero per un uomo. Cuanto más debemos hacer nosotros. Quanto di più dobbiamo fare noi. Por el Señor, el Rey de Reyes. Per il Signore, il Re dei Re. Señor de señores. Signor dei signori. Cuanto más debemos hacer por Jesucristo. Quanto più dobbiamo fare per Gesù Cristo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nel nome di Gesù. Esta noche yo he predicado tu palabra. Questa sera ho predicato la tua parola. Has puesto delante de nosotros una carrera. Hai posto davanti a noi una gara, una corsa. Y queremos terminarla bien terminada. E noi vogliamo completarla bene. Queremos el premio. Vogliamo il premio. Queremos entrar al reino de los cielos. Vogliamo entrare nel regno dei cieli. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Riempici del tuo Spirito Santo. Llénanos del Espíritu de conquista. Riempici dello Spirito di conquista. Y esta noche declaramos. E questa sera dichiariamo. Que Milano. Che Milano. Que Italia. Che Italia. Es propiedad privada. È proprietà privata. Del Señor Jesucristo. Del Signore Gesù Cristo. Hace 2000 años la compró. 2000 anni fa l'ha comprata. Hace 2000 años la recuperó. 2000 anni fa l'ha recuperata. Y en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. La vamos a tomar. Noi la prenderemo. Voy a vivir correctamente. Voglio vivere correttamente. Voy a permanecer en Cristo. Voglio restare in Cristo. Voy a vivir alegre. Voglio vivere allegre. Voy a disfrutar la vida. Voglio godere la vita. Y voy a tener y vivir con este espíritu de conquista todos los días de mi vida. E voglio vivere con questo spirito di conquista tutti i giorni della mia vita. Nel nome di Gesù. Dale un fuerte aplauso. Dai un forte applauso. Vamos. Al terminar. Vamos a dar siete gritos de guerra. Noi daremo sette gridi. Acá dentro. Grida di guerra. Y los muros de Milano se van a caer. E i muri di Milano cadranno. Los muros de Italia se van a caer. I muri d'Italia cadranno. Cuando le canto, la tierra se estremece. Los muros caerán. Canta conmigo. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán, los muros caerán. Los muros caerán con gritos de guerra. ¡Hey! Caerán. Usa tus palmas.
quando io danzo, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros, dilo, caerán. ¡Vamos! Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán. Los muros caerán con gritos de guerra. ¡Hey! Caerán. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Arriba. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, y los muros caerán, con gritos de guerra, caerán. Y tú, vente para acá, por favor. Ahí, ahí está bien. Vamos a dar 7 gritos de guerra. Daremos 7 grida di guerra. Que salga de acá dentro. Ma usciranno dalle viscere. Un grito de guerra. Un grido di guerra. Es algo así. È qualcosa così. ¡Ah! De acá dentro. Da qui. Vamos a dar 7 gritos de guerra. Noi daremo 7 grida di guerra. A ver, da uno, una, vediamo, dos, uno, tres. Due, tre. Muy bien. Bene. ¿Listos? ¿Siete pronti? 7. 7 volte. Y los muros de Milano se van a venir abajo. I muri di Milano cadranno. El mundo espiritual está siendo sacudido. Nel mondo spirituale si fanno le brecce. Por la presencia. Per la presenza. Por los gritos. Per i grida. Por la palabra. Per la parola. Por el Espíritu Santo. Per lo Spirito Santo. ¿Listos? ¿Siete pronti? Vamos. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de guerra, caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece. Los muros, cántalo. Cuando le adoro, se rompen mis cadenas. Los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán. Cántalo. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán,
con gritos de guerra. ¡Hey, para! Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico, los muros caerán, los muros caerán. Gritos de guerra caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Dilo. Caen los muros, arriba, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Oh, los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de guerra, caerán. ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Amén! ¡Amén! Si Caleb a los 85 años. Si Caleb cuando aveva 85 anni. Entraron a la tierra prometida. Entró en la su tierra promesa. Y Josué le dice, él fue el primero que le dijo, escoge la tierra. E Giosuè è andato per primo da lui dicendo scegli la terra. Y todos han de haber creído va a escoger una playa del río Jordán. E tutti avranno pensato alla sua età sceglierà una zona vicino alla spiaggia. Donde se va a jubilar tranquillamente. Lì dove lui potrà gioire tranquillamente. Y Caleb les dijo. E Caleb rispose. Quiero esa montaña. Io voglio quel monte. Que está llena de gigantes. Che è piena di giganti. Eso es lo que quiero. Questo è quello che voglio. Spirito di conquista. Spirito di conquista. Fue allá. È andato lì. Mató a todos los gigantes. Uccise tutti i giganti. Y se quedó con la montaña. E conquistò il suo monte. Y si un hombre hizo eso. E se un uomo ha fatto questo. Quanto más nosotros. Quanto più tutti noi. Dame Milano, Señor. Miracoli, Signore. Dame Roma. Dammi, Signore, questa terra. Dame Roma, Palermo. Milano, Palermo. Dame cada ciudad de este Dammi país. Ogni città di questa nazione. Dame Italia, Señor. Dammi Italia, Debe Signore. Deve essere tua orazione. Questa deve essere la tua preghiera. No hay lugar para depresión. Non c'è luogo, spazio per fare questo. No tengo tiempo para ir a ver al psiquiatra. Non ho tempo di andare dallo psicologo, al psiquiatra. El Espíritu Santo ha caído sobre ustedes. Lo Spirito Santo è sceso in mezzo a noi. Tienen un trabajo que hacer. Hay un lavoro da fare. Conquistar la tierra. Conquistare la terra. Para el Señor Jesucristo. Il Signore Jesucristo. Vayan y háganlo. Andate e fatelo. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Que Dios los bendiga. Che Dio vi benedica. Gracias. Grazie. Aleluya, gloria a Gesù. Un applauso al Signore, allo Spirito Santo, forte come ringraziamento. Grazie Signore, alleluia! Gloria a Gesù. Amen.
fuego, fuoco dello Spirito dentro di noi. Amen. Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo ricevuto in questa sera. Consiglio, non perdetevi il culto di domani mattina. Amen. Non perdetevi, non perdiamoci il culto di domani mattina, perché ci aspettano grandi benedizioni. Amen. E siamo grati al Signore per questo tempo, per la parola predicata questa mattina, per la parola predicata questa sera nella nostra vita, e sicuramente è stata la parola giusta al momento giusto. Era quello che avevamo bisogno. Questo è il risveglio, eh? Di questo abbiamo bisogno. Signore, aiutaci a non essere solamente ascoltatori, uditori, ma vogliamo diventare anche facitori, mettere in pratica tutto quello che abbiamo ricevuto. Amen. Amen, vogliamo mettere in pratica. Amen, che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti a mettere in pratica tutto quello che stiamo ascoltando. Signore, grazie per quello che abbiamo ricevuto ancora nel corso di tutta questa giornata, questa mattina e anche questo pomeriggio. Grazie per la tua parola. Grazie per l'unzione che si è riversata ancora su di noi e sul tuo servo ancora in questa sera. Ti benediciamo e ti ringraziamo, ma ti ringraziamo per quello che ancora tu hai preparato per noi questa notte, per quello che hai preparato per noi nella giornata di domani. Signore, nel nostro cuore c'è tanta aspettativa, i nostri cuori sono pieni di aspettativa, e grazie perché tu non ci deluderai. Noi ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e il popolo di Dio dica amen. Concludiamo con l'applauso a Gesù, amen, amen. Dio vi benedica, ci benedica insieme, e ci vediamo più tardi, domani mattina, stessa spiaggia, stesso mare, via Pisa 200, ok? Dio vi benedica.